Eccoci ancora insieme. Risolviamo queste equazioni esponenziali che sono particolari perché se vedete all'esponente compare sempre la somma, x più qualcosa. Bisogna sapere subito come si possono risolvere, cioè bisogna separare l'esponente che, al contrario della proprietà associativa, si può dire che si può dissociare. Infatti, la potenza 2 elevata alla x più 2 può essere intesa come il prodotto della potenza 2x per la potenza di 2 alla seconda. Infatti, quando si applicano le proprietà delle potenze, si scrive la stessa base e si fa la somma degli esponenti. Quindi vediamo che per ottenere la stessa cosa io posso passare attraverso questa dissociazione, cioè possiamo separare gli esponenti. Questo sarà il trucco del nostro procedimento. Iniziamo con il primo esercizio. Guardiamo e vediamo che la prima potenza può essere dissociata. Anche la seconda potenza vediamo che può essere dissociata. Allora anche la terza potenza, dissocio 3 alla x per 3 alla seconda, e anche il 2 per, dissocio quindi anche la quarta potenza. La quarta potenza diventa 3 elevato alla x per 3 elevato alla 1. A questo punto, tutti i numeri che non sono esponenziali, cioè che non hanno la x all'esponente, possono essere trasformati e quindi sviluppati, quindi le potenze le risolvo. Guardo quello che ho ottenuto e vedo che in realtà abbiamo questo 2 alla x che è presente qui ed è presente qui. Quindi è come se noi potessimo raccoglierlo, quindi lo scrivo come 2 alla x raccolto e dentro parentesi mi rimane 4 meno 2. La stessa cosa la faccio perché vedo che 3 alla x e 3 alla x è un fattore in comune, perciò lo raccolgo, lo scrivo e dentro parentesi scrivo ciò che rimane 9 meno 6. Eseguo le sottrazioni, 2 per 2 alla x uguale 3 per 3 alla x, applico di nuovo le proprietà delle potenze, cioè sommo gli esponenti, ed ottengo una situazione diversa dal solito. Ottengo due potenze aventi basi diverse. Vedo però che hanno lo stesso esponente. A questo punto ci viene da chiederci: ma qual è quell'esponente tale per cui un numero con base diversa elevato a questo esponente mi dà lo stesso? È solo lo 0. Se l'esponente è 0, 2 alla 0 è uguale a 3 alla 0, perché entrambi valgono 1. Allora la vostra domanda è: ma quando è che l'esponente vale 0? L'esponente x più 1 vale 0 quando x uguale a meno 1. Perciò la soluzione meno 1 è l'unico valore che, inserito dentro questi due esponenti, mi fa venire 2 alla 0 uguale 3 alla 0, che è vero. 2 alla 0 uguale 3 alla 0, sì, perché 1 è uguale a 1. Vediamo di fare la stessa cosa anche in questa seconda equazione. Il 2 alla x lo ricopiamo, invece questa seconda potenza la separiamo, 2 alla 1 per 2 alla x. Uguale, anche dall'altra parte il primo 3 lo ricopiamo e separiamo la potenza, 2 alla terza per 2 alla meno x. Scriviamo le cose un po' migliorate. Allora facciamo la somma come se fossero dei monomi, 2 alla x più 2 alla 2x, raccogliamo il fattore in comune e dentro parentesi 1 più 2 mi darà 3. Uguale 3 per 8 che moltiplica 2 alla meno x. Quindi, ricordando che comunque abbiamo delle equazioni e quindi se dividessimo il primo membro e il secondo membro per una stessa quantità, ad esempio il nostro 3, vedremo che potremo semplificare la presenza di questi 3. Quindi ci rimane che 2 alla x uguale 8, lo trasformo in potenza di base 2, 2 alla terza, per 2 alla meno x. Quindi mi metto di qua, 2 alla x uguale 2 alla 3 meno x. Posso adesso uguagliare i due esponenti, perciò 2x tutto nel lato sinistro, 3 sul lato destro, ottengo che x è uguale al rapporto di 3 e 2, 3 mezzi. Bene, abbiamo visto in questo video che in realtà
Basta utilizzare in modo appropriato tutte le proprietà delle potenze, basta ricordarsi le basi del calcolo letterale in cui il raccoglimento dei fattori comuni è sempre un valido suggerimento e ricordando che le equazioni godono dei principi di equivalenza, perciò quando nelle vostre equazioni avete delle costanti sia nel lato destro sia nel lato sinistro, le potete semplificare. Bene, a questo punto il video è finito. Vi saluto e ci vedremo per i prossimi esercizi.